Amici e amiche di Officina del Pilota, bentornati sul canale! Salutate il drone, ciao drone! Siamo stati inondati di richieste da ragazzi giovanissimi che vivono il mondo dei motardi, motardoni. Dobbiamo dire in effetti che c'è stata una nicchia durissima che non ha mai mollato neanche quando non c'erano più gli scooter davanti alle scuole. Sono loro quelli che usavano il motard 50-125, non hanno mai mollato e crescendo non l'hanno abbandonato. Questo è un 2.5, due tempi. Tanta roba a motard 2.5, KTM due tempi. Sono dei pazzi scatenati, una nicchia che per me è totalmente sconosciuta, io uso le moto in maniera diversa, loro invece si ritrovano raduni in tutta Italia dove impenano, si divertono, giocano, guardate che roba! Motardoni, cinquantini, 125 due tempi e poi chi cresce continua, lui per esempio ha un 250 due tempi, mica tanto facile eh? Io con motarda sono abituato, ma 4.5, 4 tempi, cioè l'opposto di questo. Tanta coppia, si alza subito, chiude il gas, frena motore. Questo tutto l'opposto. Suono da paura. Che scarico già? Dopo glielo chiediamo. Lui si diverte, gratta la targa, tocca l'asfalto con la mano. Non sta bene, un utilizzo. Io non saprei fare neanche un decimo di quello che sa fare lui. Siete stati in tanti a chiedermelo di portare moto del genere sul canale, tanti a proporvi da tutte le parti d'Italia e quindi non è facile raggiungervi tutti. E partiamo con lui, con Matteo, che si dà il suo bel da fare, molto seguito, anche ho visto sui social qualche reel particolare. Bravo, veramente bravo. E poi me lo fa guidare e vi dirò come ci si sente a guidare una moto completamente opposta rispetto alle logiche che solitamente guido. Madonna, ma come suona? Come suona? Benvenuti a bordo, amici di Officina del Pilota. Oggi siamo su un KTM del 2008, era un AXC, quindi una enduro trasformata completamente motard, quindi non è un SMR. Fa finta di esserlo, l'avete capito? Due tempi, anche questa volta 2.5. Bello che suona, il suono è completamente un'altra cosa, pienissimo, molto cupo, scarico finale Pro Circuit, espansione HGS, se la tieni allegra spinge, spinge come... La moto è tarata in maniera completamente diversa da come mi servirebbe. Allora, i cerchi ovviamente da 17 la motard, offset anteriore delle piastre di sterzo da 200 mm, quindi offset da motard. Però le sospensioni sono abbastanza morbide, sono state indurite ma non tantissimo e soprattutto la moto è molto alta. Per come la utilizza Matteo ci può stare perché gli serve che ammortizzi molto innanzitutto quando atterra dalle impennate e gli serve che si afflosci molto sugli stoppis. Oh madonna, guardate se non ti attacchi i freni, vai lungo, lunghissimo, si affloscia, sembra di stare in barca. Mi sembra di tornare nel video delle auto americane. Rollio e beccheggio da paura. Mamma mia quando stacchi, ma che ci devi fare con questi freni? L'impianto frenante è completamente Brembo,
la pinza è quella di una 1098S, ma che ce devi fare? Ti ribalti? Ho capito che ti serve modulabile, ti devi veramente ribaltare tu, ma per me veramente la frenata è eccessiva. Più che altro l'afflosciamento, guardate quanto scende la forcella davanti, quello è eccessivo. Disco da 320 braking, per il resto la moto ha pacco lamellare, carburatore da 38, il 2,5 per il resto è originale, ma spinge da paura. Dovrebbe avere attorno ai 50 cavalli, pesa 95 kg, cioè poco, molto poco. E anche per questo che non si ferma in curva, aiuto! Certo che per un passo di montagna così ti diverti come un pazzo con una moto così. Che spettacolo! Marce molto ravvicinate, molto corte. Facciamola suonare in mezzo al bosco. Questi nuovi motociclisti sono preziosi, loro hanno tanto da imparare da noi e noi abbiamo altrettanto da imparare da loro. Hanno sacrificato scelte più facili per la loro passione, hanno risparmiato per montare la nuova espansione, dei dischi più performanti, anche soltanto delle grafiche. Questo video è l'anello di congiunzione fra due generazioni. Il motociclismo è uno, siamo un'unica grande famiglia. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, scriveteci nei commenti cosa ne pensate di moto del genere, perché so che in tanti da tutta l'Italia, giovanissimi come te, molto giovani, esatto, le vogliono vedere. Scopolano adesso. Tanti me l'hanno proposto veramente dal nord, la Toscana, l'isola d'Elba, però non è che posso andare dappertutto, è un po' complicato. Beh, però sì, ci provo, giuro che mi ci impegno. E anzi, soprattutto, se vi iscrivete, commentate, attivate la campanellina, mi aiutate, ci supportate a fare, sì, più video del genere, perché ovviamente è un giochino simpatico, beh, ma so, impegnativo. Quindi ragazzi, mi raccomando, se ci volete bene, iscrivetevi.